Un corridoio umanitario alla frontiera fra Ecuador e Colombia per restituire i corpi dei tre giornalisti uccisi qualche settimana fa. Lo chiede il capo della dissidenza delle FARC, Walter Patricio Arizala, alias Guacho. Per le sue imprese sono saltati i vari ministri a Quito. I dissidenti chiedono un cessate il fuoco anche per liberare, dicono, una coppia ecuatoriana sequestrata un paio di settimane fa. Per i media della regione, però, la richiesta sembra una presa in giro. La dimostrazione che il processo di pace con le FARC non è mai stato così sofferente. E di qualche settimana fa l'arresto di Jesús Santrich, numero 2 dell'ex gruppo guerrigliero, per narcotraffico. Rischia l'estradizione negli USA per aver trafficato droga per diversi milioni di dollari. I suoi compagni di partito hanno inoltre rifiutato di sedere in Parlamento e minacciato gli accordi. Tutto questo a poche settimane dal primo turno delle presidenziali a Bogotà, il cui risultato potrebbe per davvero rimettere in discussione concessioni e accordi con le FARC, dato che il candidato della destra, Iván Duque, in testa nei sondaggi, auspica un diverso comportamento nei confronti delle ex forze armate rivoluzionarie di Colombia.